Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora, falla tacere platicando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere. Mi riconosci, ho un mantello fatto di stracci. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola. Mi viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Tra tutte, la cosa più insopportabile tra noi umani è la mormorazione. Criticare gratuitamente gli altri, giudicare senza conoscere, avere pregiudizi e sputare sentenze sulle vite delle persone, credendoci noi gli unici detentori della verità. In questo incappa spesso anche Gesù, dove il suo agire e il suo parlare vengono spesso annebbiati dalla mormorazione dei suoi e dei ben pensanti che lo accerchiano. Tentano di sminuire, di ridicolizzare il suo valore e le sue azioni. Cercano di screditarlo. Ma lo sappiamo bene che chi cerca di offendere e far cadere l'altro, ben presto sarà lui stesso a ritrovarsi nel baratro. Accade così che con superficialità inciampiamo spesso anche noi nel voler far prevalere la nostra opinione, la nostra ragione, la nostra idea, schiacciando quella dell'altro, usando tutte le armi possibili a nostra disposizione per screditare la vita dell'altro. Credo che sia tra gli errori e tra le aberrazioni più pericolose che il nostro essere umano possa vivere. Non occorre di certo annientare l'altro per esprimere liberamente il proprio pensiero. Non è necessario offendere ed essere sferzanti nelle parole per gonfiare la propria idea. Mi fa davvero paura quando l'essere umano usa violenza verbale, usa sarcasmo, giudizio solo ed esclusivamente per affermare se stesso. Dovremmo tutti girare alla larga da chi usa questi metodi, oppure fare come Gesù, che con ironia e pace attraversa quello che per gli altri vorrebbe essere uno scontro, e lui è capace di trasformarlo in un incontro. Ma si sa, non siamo tutti Gesù. Mi sta molto a cuore in questi tempi l'imparare a far digiuno dei pregiudizi. Sono troppo facili all'utilizzo, si diffondono come un veleno e creano malessere e pesantezza a ciascuno, con il risultato di disumanizzare la nostra esistenza. Mormora, la gente mormora, tu falla tacere praticando l'allegria. Praticare la vita credo sia la soluzione. Usare l'ironia e l'allegria contro ogni mormorazione è la strada. Far tacere e non alimentare le critiche inutili è una grande possibilità. Gesù, con la sua pace, non cede alle provocazioni dei giudei, vola più alto del muro, non si lascia schiacciare, ma va diritto sulla sua strada. Non mormorate tra voi, dice Gesù.
e mi sembra di sentire il suo tono ironico e libero della voce mentre guarda i giudei e gli dice queste parole, e poi continua sul suo discorso senza denigrare e senza offendersi mai. Non cede alle stelle basse, ma riporta la vita in alto. Non cede alle chiacchiere, ma prosegue su discorsi e parole che nutrono la vita. Quanto dovremmo imparare anche noi a smettere di fare chiacchiere basse per approfondire sempre di più il valore della vita. Quanto dovremmo imparare anche noi a non finire a rispondere a tutte le provocazioni sterili che ci vengono proposte, ma andare avanti e volare più alto. E tutti saranno istruiti da Dio. Bellissima questa espressione del Vangelo di oggi. Mi piace da vivere l'umiltà di essere istruiti da Dio e non di istruire noi Dio. Lasciarci guidare e plasmare da Lui. Lasciare che la nostra vita si nutra delle istruzioni che Dio ci dà. E le sue istruzioni stanno tutte nel Vangelo. Semplice. È il nostro manuale di istruzioni per vivere. Sta tutto lì. A noi la scelta di imparare. Siate l'anomalia, l'aberrazione, l'errore, l'inconveniente, la diversità, il dato indecifrabile. Lasciate che guardandovi scuotano le loro teste uniformate. Lasciate che si vergognino di voi, che si imbarazzino. Vi insulteranno, voi lasciateli fare. Lasciate che si prendano gioco di voi, che vi additino, che ridano. Resistete al loro scherno. Siate la loro vittima, il loro zimbello. Siate ai loro occhi un clamoroso fallimento. Una tigre non perde il sonno curandosi di ciò che pensano le pecore. Andate avanti. Siate la cicatrice sul loro modo di vedere le cose e sulla loro normalità. Vi detesteranno, vi temeranno, desideranno essere come voi. Buona domenica a tutti.